SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un anno dagli stupri di Miramare, Rimini torna al centro della cronaca per un altro episodio di violenza sessuale. La vittima sarebbe una turista tedesca di 19 anni che ha accusato due giovani allievi poliziotti di averla violentata. Loro avrebbero replicato che la vittima era consenziente. Un 29enne di Pesaro è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane riminese di 25 anni. Secondo le accuse, l'uomo era giunto addirittura a tentare di dare fuoco alla macchina della ragazza dopo la fine della relazione. Momenti di tensione a Ravenna durante la cerimonia in onore dell'ex gerarca fascista Ettore Muti organizzata da Forza Nuova. Davanti al cimitero si sono schierati militanti di estrema destra e gruppi antifascisti tra striscioni e slogan di protesta. La polizia, in tenuta antisommossa, ha sedato un piccolo parapiglia. In merito ai fatti relativi alla commemorazione di Muti, un avvocato di Ravenna, Andrea Maestri, ha lanciato una raccolta firme per denunciare Forza Nuova per apologia del fascismo. Nella notte tra giovedì e venerdì il gruppo di destra ha dedicato al gerarca fascista un tratto di via Roma. Il nodo autostradale bolognese, ma anche il porto di Ravenna e altre opere importanti sul territorio. Alla festa dell'unità in Corso Ravenna si è parlato del tema caldo delle infrastrutture, presente anche il presidente della Liguria Toti, alle prese con la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi. Calcio, il pareggio a reti bianche tra Rimini e Molese lascia tutto in sospeso per la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia di Serie C. Tutto sarà deciso nella sfida di domenica con i rossoblù che ospiteranno il Ravenna capo classifica. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. In apertura la cronaca: dopo un anno dagli stupri di Miramare, un altro gravissimo caso di violenza sessuale pesa sulla città di Rimini. La vittima sarebbe una giovane turista tedesca di soli 19 anni. Sentiamo. Hanno 21 e 23 anni e provengono dal palermitano i due allievi poliziotti indagati per violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli una turista tedesca di soli 19 anni in vacanza a Rimini con le amiche. A distanza di un anno, era il 25 agosto del 2017, dallo stupro di Miramare, quando quattro giovanissimi avevano picchiato una coppia di turisti polacchi violentando una giovane e una trans peruviana, un altro grave caso di violenza ai danni di una turista. I fatti sarebbero accaduti all'interno di un albergo di Marebello nel pomeriggio di sabato. Secondo una prima testimonianza, la 19enne sarebbe andata nella stanza dei due siciliani con un'amica per bere qualcosa, ma poi sarebbe rimasta sola e a quel punto si sarebbe consumata la violenza. Una volta uscita dalla stanza, la 19enne si sarebbe rivolta all'albergatore, che ha poi chiamato la polizia. La giovane è stata quindi portata al pronto soccorso per gli accertamenti medici, che sarebbero stati compatibili con quanto raccontato. La turista, le sue amiche e i due siciliani sono stati poi accompagnati in questura per l'interrogatorio, durato fino a tarda notte. Sulla stampa locale trapela la notizia che i due giovani avrebbero confermato di aver fatto sesso con la tedesca, ma che lei era consenziente. Intanto, per i due ormai ex allievi poliziotti, è stata avviata la procedura di sospensione dalla scuola allievi agenti di Polizia di Stato di Brescia. Il comune di Rimini, invece, che vede un'altra macchia sulla propria immagine, ha dichiarato che qualora i riscontri degli investigatori confermassero le prime ipotesi, il comune, dando voce alla sensibilità dell'intera comunità, si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani.
Ancora una sciagura sulle nostre strade, un ragazzo di 19 anni, Marco Ugolini di Santa Maria Nuova, ha perso la vita questa notte, poco dopo la mezzanotte, mentre si trovava a bordo di una Ford Fiesta nel posto davanti del passeggero. Il giovane viaggiava insieme a quattro amici, in un primo momento si era appreso che il posto su cui sedeva fosse quello del guidatore. L'incidente mortale è avvenuto in via Montebellino a San Carlo di Cesena. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vettura, nell'affrontare una curva a destra uscita di strada, è finita dall'altra parte della via, sbattuto contro un albero, si è rovesciato terminando la corsa nel fosso. Marco Ugolini è deceduto sul colpo, illesi compagni di viaggio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e i carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Un 29enne di Pesaro è stato arrestato oggi dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane riminese di 25 anni. Secondo le accuse, l'uomo era giunto addirittura a tentare di dare fuoco all'auto della ragazza. Le ha comprato una macchina come pegno d'amore per poi cercare di darle fuoco una volta che la relazione si è interrotta. Protagonista della vicenda un 29enne di Pesaro che negli ultimi mesi aveva intrattenuto una relazione con una riminese di 25 anni. Una volta che la giovane ha deciso di porre fine al rapporto, però, sono scattate le minacce e le persecuzioni che hanno avuto come apice l'episodio datato 8 agosto. Quella notte il 29enne si è recato sotto casa della ex per tentare un'ennesima riconciliazione, ma dopo il nuovo rifiuto sono scattate le ormai consuete minacce finché non si è passati dalle parole ai fatti. L'uomo ha tirato fuori una bottiglia piena di benzina e l'ha usata per cospargere l'automobile del liquido infiammabile. A quel punto però, complice l'allarme lanciato dalla giovane, si è dileguato senza portare a termine il lavoro. Poco dopo, la vittima delle persecuzioni si è decisa a contattare i carabinieri e a quel punto sono scattate le indagini, conclusesi nella mattinata di lunedì con l'arresto con l'accusa di atti persecutori. Un'attività di indagine svolta in maniera tradizionale, diciamo, escludendo a sommare informazioni quanti potessero sapere qualcosa e fossero in grado di riferirci particolari sui comportamenti del suo ex compagno. Abbiamo acquisito ovviamente messaggi e mail che a migliaia erano stati da questi inviati all'ex fidanzata, abbiamo riferito il tutto all'autorità giudiziaria riminese che ha concordato con noi nella richiesta al GIP di una misura cautelare che è stata in brevissimo tempo concessa ed eseguita questa mattina. Ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Grave incidente oggi pomeriggio a Montepetra, frazione di Sogliano a Rubicone, nella Cesenate. Intorno alle 14.30 un 35enne è caduto mentre stava lavorando. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza. Viste le gravissime ferite riportate dall'operaio, è stato richiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna, che ha trasportato il ferito al trauma center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito. Ci spostiamo ora a Forlì. Sono tranquillizzanti per fortuna le condizioni di una 17enne originaria del Burkina Faso che ieri mattina ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone dell'appartamento al primo piano di un condominio in centro città dove risiede con la famiglia. All'origine del gesto una lite con il padre a causa di alcuni allontanamenti da casa senza il consenso dei genitori. Nella caduta da un'altezza di circa 4 metri la giovane ha riportato la frattura di un piede e un leggero trauma cranico, che ne ha consigliato il ricovero al trauma center di Cesena. La ragazza ultimamente si era segnalata per qualche problema, era stata trovata in stato confusionale durante alcuni allontanamenti da casa. Si è svolta ieri invece a Ravenna la cerimonia in onore dell'ex gerarca fascista Ettore Muti, organizzata da Forza Nuova. Non sono mancati i momenti di tensione. Militanti di Forza Nuova da una parte e gruppi antifascisti dall'altra. In mezzo la polizia in tenuta antisommossa. Questo è lo schieramento tattico messo in campo nella giornata di ieri a Ravenna in occasione delle celebrazioni organizzate dal partito di estrema destra assieme all'associazione Arditi d'Italia per il ricordo di Ettore Muti, gerarca fascista ravennate morto in circostanze misteriose un mese dopo la caduta del regime. Uno scenario di tensione iniziato già mezz'ora prima dell'inizio della cerimonia prevista per le 10.30, quando davanti al cimitero si sono formati due distinti gruppi.
uno in camicia nera e bandiera tricolore, l'altro con striscioni e slogan di protesta, che intonando Bella Ciao è poi entrato in contatto con il cordone di polizia, scatenando un piccolo parapiglia, in realtà placato dopo pochi minuti e che non ha prodotto né feriti né fermati. Le avvisaglie di un possibile scontro si erano avute già nei giorni scorsi, soprattutto nella notte di sabato, quando in diverse vie della città sono stati ritrovati alcuni manichini riportanti il volto di Ettore Muti e appesi a testa in giù. Nonostante questo, domenica la cerimonia si è svolta regolarmente, con i nostalgici del fascismo che hanno potuto mangiare l'ex gerarca sulla lapide posta fuori dal cimitero e chiudere la cerimonia gettando una corona di fiori nel candiano. Sciogliete le righe! A questo proposito ci sono tante polemiche. Un avvocato propone di denunciare proprio Forza Nuova per un episodio in particolare. Sentiamo. C'è tempo fino a martedì 28 per andare presso lo studio di Andrea Maestri a Ravenna per sottoscrivere la denuncia per apologia del fascismo in merito ai fatti relativi ad Ettore Muti. Forza Nuova, infatti, nella notte tra giovedì e venerdì, ha dedicato un tratto di via di Roma a Ravenna al gerarca fascista Muti. Per Maestri, avvocato ed ex parlamentare, non si tratta di libera manifestazione del pensiero, ma di apologia del fascismo. Tafferugli e contestazioni, poi, domenica, al cimitero di Ravenna per la commemorazione del gerarca. Perché in questa situazione relativa a Ettore Muti si parla di apologia del fascismo? Beh, viene chiaramente violata una norma prevista dalla legge Scelba, l'articolo 4, che vieta la pubblica esaltazione di esponenti del disciolto partito fascista. La legge Scelba è una legge del 52 che dà diretta applicazione alla 12ª disposizione finale della Costituzione, che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Ettore Muti è stato un gerarca fascista, è stato addirittura segretario nazionale del Partito Nazionale Fascista, si è macchiato di numerose azioni squadristiche e quindi il fatto rivendicato da Forza Nuova di Ravenna di avere intitolato simbolicamente ad Ettore Muti, quindi ad un gerarca fascista, una strada importante di Ravenna come via di Roma, è un fatto penalmente rilevante. Torniamo sul nostro portale tr24.it. Una personalità con disturbo bipolare, paranoide, dissociativo. È questo il quadro psichiatrico di Norbert Fehr, alias Igor Vaclavic, detenuto da metà dicembre nel carcere di Zuera, Saragozza, secondo il rapporto degli psichiatri che lo hanno visitato. Nel paese iberico il killer è detenuto per gli omicidi di due agenti della Guardia Civile e di un allevatore, mentre in Italia era ricercato per aver assassinato due persone ad aprile 2017. Nel rapporto, secondo quanto riportano i media spagnoli, si parla di delirio messianico in un contesto di disinibizione con disforia cronica e sfiducia di tutte le persone. E andiamo alla festa dell'Unità Nazionale di Ravenna, che si sta tenendo in questi giorni, ospiti importanti. Durante il weekend c'era anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, alle prese con la ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi. Sentiamo. I temi caldi delle infrastrutture, le autonomie regionali, la legge di stabilità e le priorità delle regioni ed enti locali sono stati al centro di un incontro alla Festa Nazionale dell'Unità in svolgimento a Ravenna, che ha visto protagonisti i presidenti della regione Liguria ed Emilia Romagna, oltre al sindaco di Bari. Di autostrade ha parlato il presidente Toti alla guida di una regione duramente colpita dal crollo del Ponte Morandi. Io credo che se qualcosa è stato sbagliato l'assenza di controlli o controlli troppo morbidi nei confronti dei concessionari. Io sono convinto che lo Stato deve rimanere un regolatore e che i gestori debbano essere privati o pubblici a seconda delle occasioni, ma certamente non nazionalizzare grandi imprese o infrastrutture strategiche. Infrastrutture dell'Emilia Romagna che attendono i lavori, come il porto di Ravenna, nodo cruciale. Perché noi abbiamo importanti infrastrutture da realizzare. Ci sono il nodo autostradale di Bologna che, se non verrà ampliato, sarà un danno drammatico anche per la Romagna, perché da un punto di vista dell'economia, delle imprese, del territorio e del turismo non si può bloccare con un imbuto da cui non passi più nessuno. Una regione, tra l'altro, che per la sua collocazione geografica è decisiva per chi passa da nord a sud e da est a ovest. E poi c'è il porto di Ravenna. Il porto di Ravenna è una infrastruttura decisiva e necessaria, perché sbancare di 3 metri i fondali significa avere possibilità di
navi più grandi che possano venire, raddoppiare lo stoccaggio delle merci significa qualche migliaio di posti di lavoro in più. Finanziamenti e legge di stabilità invece in primo piano per il sindaco di Bari. Beh, per un sindaco è difficile con i fondi a disposizione, visto che dal 2008 fino al 2015 i comuni hanno perso circa 9 miliardi di euro di spesa corrente, quindi diventa difficile non solo fare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, diventa difficile anche fare il monitoraggio. E la nota che è arrivata in questi giorni da parte dei provveditorati alle opere pubbliche e regionali a tutti i sindaci chiedendo di fare il monitoraggio, la stima delle spese e anche un cronoprogramma con le priorità sembra un po' assurda. Ci spostiamo a Imola e circondario, dove si stanno profilando nuove linee guida per la conduzione del CONAMI, il consorzio che si occupa della gestione di gran parte del patrimonio pubblico dei 23 comuni. I cambiamenti che gli imolesi hanno votato il 24 giugno si stanno facendo sentire anche nei territori circostanti. Dopo le dimissioni del presidente del CONAMI Stefano Manara, che verrà sentito in commissione a Imola per rispondere sulle motivazioni che hanno portato alla segnalazione dell'antitrust sull'affidamento della discarica d'Era fino al 2040, anche l'intero CDA del consorzio ha rassegnato le dimissioni. Si apre una fase gestionale e decisionale completamente inedita, si legge in una nota del comune di Imola. La governance del l'ente, formato dai 23 comuni consorziati, rischia di portare a situazioni di stallo rispetto a tempi, nomine e politiche da attuare, in quanto si è registrata una disomogeneità nella composizione politica per la prima volta. Di fatto, il confronto richiesto dalla nuova sindaca pentastellata di Imola, Manuela San Giorgi, sul tema, oggetto delle segnalazioni dell'antitrust, è stato dichiarato antidemocratico ed ha acceso lo scontro con gli altri 22 comuni del CONAMI. Una discussione che ha visto la presa di posizione formale del sindaco di San Pietro Terme, Fausto Tinti, ora anche vice sindaco della città metropolitana di Bologna, che ha sostenuto la difesa del consorzio di cui, ricordo in un comunicato, non fa parte solo Imola. La San Giorgi ha risposto alle critiche con un videomessaggio diffuso sui social, in cui rassicura tutti di voler tutelare la bontà del CONAMI per la sua importanza sul territorio. E mentre lo scontro politico è ancora aperto, sul piano operativo dal comune di Imola fanno sapere che verrà a breve fatto un bando pubblico per individuare le competenze professionali adeguate che la pubblica amministrazione di Imola presenterà all'assemblea dei soci. Parliamo anche di arte. Da venerdì a domenica Faenza ospita Argilla Italia, una 3 giorni dedicata alla ceramica internazionale con la presenza di 200 espositori provenienti da tutto il mondo. Faenza è pronta per ospitare Argilla, la 3 giorni dedicata alla ceramica internazionale, con circa 200 espositori e una novantina di eventi. Parte Argilla nel fine settimana, che cosa ci si deve aspettare? Ma intanto questa sarà l'Argilla più internazionale di sempre, sarà un'Argilla dove la mostra del mercato rimarrà la dorsale, attorno ai quali costruiamo però un vero e proprio festival di dimensioni imponenti. Avremo 200 espositori lungo i corsi, le vie della città, avremo una cinquantina di espositori tematici provenienti da nazioni, contesti ceramici internazionali importanti che saranno in Piazza del Popolo. Avremo il Mondiale Tornianti, dove oltre 50 tornianti da tutto il mondo si sfideranno per costruire il vaso, il lavoro perfetto o addirittura quello esteticamente più interessante. Avremo mostre, avremo oltre 80 mostre tra arte e artigianato in diversi luoghi della città, soprattutto nel ridotto del Teatro Masini, nel foyer del Teatro Masini da un lato e dall'altro negli spazi, nei palazzi di Mucchi, le mostre ufficiali. Attorno a queste, come dicevo prima, su quel numero, attorno ai 90, alla fine eventi cosiddetti off o integrativi, perché si sono sviluppati tanti progetti nella città. La città ha reagito, come è successo già in passato, e si è creata questa grande vivacità diffusa. Ancora notizie con le brevi. Rimini è rifinita nei colori della città, bianco e rosso, la nuova copertura riqualificata della tribuna centrale dello stadio Romeo Neri. Si sono infatti conclusi i lavori che garantiranno alla vigilia d'inizio campionato gli standard richiesti dalla Lega Pro.
lì al volante lungo la Cervese con un tasso alcolemico poco più del doppio rispetto al limite consentito. Un forlivese di 48 anni è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, oltre ad avere la patente ritirata dagli agenti della Polstrada. Rimini, i carabinieri hanno arrestato per evasione un marocchino 21enne agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto per rapina aggravata. Il giovane si era allontanato domenica sera dal suo domicilio a Falconara Marittima. È stato rintracciato da un carabiniere fuori servizio alla stazione ferroviaria. Ravenna, una Matis condotta da un 42enne forlivese che viaggiava con la moglie e i due figli di 3 e 5 anni, si è scontrata con un'auto all'intersezione tra via Dismano e via Lunga, domenica attorno alle 21.15. Gli occupanti della vettura sono stati ricoverati all'ospedale con codici di bassa e media gravità. È il momento dello sport, sentiamo le ultime news. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio, la seconda sfida del girone romagnolo di Coppa Italia di Serie C si è conclusa col pareggio per 0-0 tra Rimini e Imolese, un risultato che fa felice solo il Ravenna, ora primo nel raggruppamento E, mentre il Rimini è già stato eliminato. Termina senza reti la sfida di Coppa Italia di Serie C tra Rimini e Imolese. Sul campo di Forlì va in scena un bel derby che non trova né vinti né vincitori. Un pareggio che elimina il Rimini dalla Coppa, mentre l'Imolese si giocherà le proprie chance di passaggio del turno nella sfida con la Ravenna di domenica prossima, all'esordio stagionale al Romeo Galli. Biancorossi pericolosi nel primo tempo, prima con Ghivré, poi con Alimi, che trova sulla propria strada un ottimo Rossi. Passano 4 minuti e stavolta è Volpe a provarci col destro, ma la conclusione termina fuori di poco. La ripresa inizia con un'opportunità per il rossoblù. Belcastro innesca Jukic, ma la conclusione dell'attaccante non inganna un super Scotti. Sul corner seguente, grande stacco di Carini, ma Scotti si salva ancora da par suo. Ci prova anche il Rimini che sfiora il vantaggio col neoentrato Cecconi, ma Rossi è ancora decisivo in uscita. Nel finale sono i biancorossi ad avere la doppia chance per il vantaggio, prima con Buonaventura da fuori, poi con il tentativo di Arlotti, ma in entrambi i casi Rossi è prodigioso. Finisce così 0-0 il derby di Forlì. Ha avuto la meglio la Savignanese nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro un buon classe. A decidere la gara il gol di Longobardi per i padroni di casa che affronteranno il Cesena nel primo turno del trofeo tricolore. K.O. per 2-1 invece per Forlì e Sant'Arcangelo contro Axis Zola e Castelfidardo. Si inizia a fare sul serio in Serie D con il turno preliminare di Coppa Italia. Davanti alla Savignanese, padrona di casa, il classe. Biancorossi intraprendenti durante tutto l'arco della gara e già dopo 6 giri di lancette si rendono pericolosi. Nocchese si incunea, l'appoggio è per Arrodini che scarica debolmente. La Savignanese sbanda al 12esimo su errato disimpegno difensivo. La palla giunge ancora da Arrodini, ma il suo rasoterra finisce sui tabelloni pubblicitari. Insistono i ragazzi di Mister Evangelisti, solo la traversa nega il vantaggio a Ballardini su botta dal limite. Poco prima del riposo un'altra grossa occasione non va in porto per il classe. Su lancio lungo Arrodini appoggia di testa per Nocchese, Pazzini respinge e salva tutto sul tapin di Fabbri. La ripresa vede aprirsi al 55esimo con l'episodio che deciderà poi il match. Longobardi viene steso da Caidi in area e Del Rio di Reggio Emilia segna il penalty al giallo-blu. Dal dischetto si presenta lo stesso Longobardi che insacca sotto la traversa il vantaggio. Risponde il classe al 62esimo con Nocchese, il diagonale finisce a lato. Non accade più nulla fino al minuto 88 quando Pazzini è bravo a spedire sopra la traversa la stoccata di Dall'Agata. Il match termina quindi 1-0 e la Savignanese approda al primo turno di Coppa Italia di Serie D ed incontrerà il Cesena di Angelini domenica con sede ed orario da rendere ufficiale. Al termine
termine del match vinto dal Cesena sul Mantova per 3-2, Giuseppe Angelini ha commentato con una certa soddisfazione la prestazione fornita dai suoi giocatori. Vediamo. Una prestazione brillante per larghi tratti del suo Cesena, quelle risposte che forse cercava lei, mister. Sì, abbiamo fatto molto bene il primo tempo e anche inizio secondo tempo. L'unica cosa è il gol preso, che forse vediamo poi rivedendo la partita dove abbiamo sbagliato, però gli errori sono stati pochi, i ragazzi sono stati bravi e hanno dimostrato di essere anche in discrete condizioni fisiche, che è la cosa più importante. Si sono visti tutti insieme i tre giocatori che saranno i cardini probabilmente dell'attacco del Cesena, assieme a Zammarchi, che ha fatto davvero una grande partita. Si sono visti anche i movimenti che lei desiderava, mister. Ma la fortuna è che sono tre ragazzi che si conoscono, e hanno giocato assieme e la scelta del direttore della società è stata anche in questo senso qui. Non avendo tanto tempo per lavorare, per preparare queste cose, il fatto che si conoscono, che hanno giocato assieme, vuol dire. Poi dopo c'è stato il lavoro di questi del ritiro, di questi 20 giorni, che gli ha aiutati nella conoscenza in tutte queste cose, però sono giocatori di livello e la cosa che mi interessava di più era la condizione fisica. Per lo sport è tutto, Elisabetta, te la linea. Grazie a Marco Rossi, andiamo ora a sentire che cosa ci attende per quanto riguarda il meteo nelle prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto il ritorno del sole ma un risveglio molto fresco. Abbiamo avuto i primi valori minimi inferiori ai 11-12 gradi, quindi un risveglio davvero da brividi. Ma la giornata ha riportato il sole e temperature gradevoli. La giornata di domani, come quella di mercoledì, vedranno cieli sereni per tutta la giornata su tutta l'Emilia Romagna. Infatti l'estate non è finita, tornerà protagonista l'alta pressione che garantirà due belle giornate di sole. La ventilazione sarà debole, generalmente da est, e il mare diventerà quasi calmo. Le temperature minime saranno ancora una volta decisamente fresche e martedì avremo valori compresi tra 10 e più 16 gradi, massimi invece in aumento e compresi tra 25 e più 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì potremmo addirittura nuovamente superare i 31-32 gradi, quindi come dicevo poco fa l'estate non è finita. Fino a giovedì avremo belle giornate di sole, poi la seconda parte della settimana sarà contraddistinta dal ritorno dell'instabilità, ma ne riparleremo nei prossimi appuntamenti. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. È tutto anche per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che sul nostro portale tr24.it, ma anche sui social Facebook e Twitter, potete trovare tutte le news aggiornate. Grazie dell'attenzione e buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.